Coronavirus, falso allarme in Fontana Buona, rientra a Castiglione d'Adda l'uomo che aveva alloggiato nell'ostello di Ferrada di Moconesi. Progetto definitivo approvato entro fine estate, depuratore di Sestri Levante prosegue dunque l'iter. Rifacimento strutturale retroporto, lavori con materiale e canale scolmatore, un altro passo importante per la difesa del porto e del litorale marino di Santa Margherita Ligure. Buonasera dal TG Tiguglio, anche stasera parliamo di coronavirus e di un caso sospetto a Ferrada di Moconesi. In regime di quarantena è finito un operaio che ha lavorato nella zona di Avegno, un operaio originario della Lombardia, l'uomo però aveva soggiornato appunto in Fontana Buona. Ieri sera ho appreso dall'ASL 4 Chiavarese che un cittadino residente a Castiglione d'Adda alloggiava presso l'ostello di Ferrada, pertanto sono scattati direttamente i provvedimenti di isolamento fiduciario presso detta struttura. Va premesso che la persona stessa si è autodenunciata al 112, come suggerito dalle autorità sanitarie, e le stesse ne hanno certificato il buono stato di salute e privo di alcun tipo di sintomo proprio del virus. Ad annunciarlo il sindaco del comune di Moconesi Giovanni Dondero su un ipotetico caso di coronavirus in Fontana Buona. Questa mattina, prosegue il primo cittadino, ho preso contatto con il comune di residenza e la prefettura di Lodi per condividere tempestivamente, visto il parere favorevole della ASL, il rientro nella sua residenza, agevolando quindi una soluzione favorevole a tutti. Nel primo pomeriggio è stata autorizzata questa deroga dalla prefettura di Lodi e quindi la persona oggi stesso è rientrata nell'Odigiano. A dirsi è facile, a farsi un po' meno, conclude, ma grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte abbiamo raggiunto velocemente la soluzione migliore al caso specifico. I mercati rionali settimanali devono continuare a svolgersi regolarmente. Daniele Migliacca, coordinatore di Avacom Esercenti Tiguglio, attacca quelle amministrazioni comunali che hanno vietato i mercati per via del coronavirus. Migliacca cita il presidente della regione Giovanni Todi, il quale ha precisato che l'ordinanza regionale sospende le fiere ma non i mercati, e i comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure intanto hanno confermato che rispettivamente domani e dopodomani ci saranno regolarmente appunto i mercati settimanali. Insomma, anche in Liguria i primi casi, i primi due casi ad Alassio e Spezia, in quest'ultimo caso sfiora anche il Tiguglio. Vediamo di capire il perché. Abita a Pignoni in Val di Vara, il 54enne è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, secondo caso in Liguria di coronavirus, dopo quello di una 72enne lombarda in vacanza da Lassio che a sua volta ora è al San Martino di Genova. L'uomo era stato lo scorso 16 febbraio a Codogno per la sua attività hobbistica. Lo spezzino stava bene, per scrupolo si è rivolto all'ASL 5 come previsto dall'ordinanza della regione. A Codogno il 54enne si era recato con altre 5 persone. Uno di questi vive nel Tiguglio e un altro sempre nel Levante. Intanto la scorsa notte attorno alle 3.30 un uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova denunciando un forte dolore toracico. Ai medici l'uomo ha detto di essere entrato in contatto diretto con il paziente della Spezia. Ora si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive mentre 19 operatori del pronto soccorso sono in isolamento fiduciario precauzionale. Il paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale della Spezia è in buone condizioni generali di salute, non ha febbre e non presenta sintomi respiratori, a renderlo noto la regione che ha anche aggiunto che nell'uomo si riscontrano un lieve mal di gola e una forma di congiuntivite. Mentre uno dei colleghi che erano con lui appunto in Lombardia, che è originario del Tiguglio, nello specifico di Sestri Levante, si trova in stato di quarantena. Mentre la paziente ricoverata presso il reparto di malattie infettive del San Martino di Genova in discrete condizioni generali con moderati sintomi respiratori, neanche lei ha febbre ed è stabile rispetto alla giornata di ieri. E il comune di Rapallo lancia un appello ai propri cittadini per via appunto del coronavirus: no alla caccia ai milanesi. No alla caccia al milanese, l'appello è del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il quale dopo aver ricevuto centinaia di segnalazioni afferma che chi proviene da Milano, come anche da Torino, può circolare liberamente e dunque venire senza restrizione alcuna anche nella città ruentina. I limiti riguardano infatti solo le persone residenti nei comuni lombardi e veneti, dove si sono sviluppati i focolai della malattia.
Intanto, sempre a Rapallo proseguono le misure restrittive e di monitoraggio nei confronti di 6 persone che comunque stanno bene e non risultano positive al coronavirus. Per altre 2 persone le misure sono cessate perché non rientravano nell'arco temporale dell'eventuale contagio. Si è appena concluso l'incontro con il Presidente della Regione e con l'Assessore alla Sanità. Ci hanno informato sull'evolversi di questa situazione che sta catturando l'interesse dei media e della stragrande maggioranza dei cittadini. Naturalmente il tema è quello del coronavirus. È emerso che i casi di contagio conclamati in Regione Liguria sono saliti da 2 a 6. Di questi, 5 sono ospitati presso il Policlinico San Martino di Genova ed 1 invece presso l'ospedale della Spezia. Per quanto riguarda l'eventuale riapertura delle scuole, che è un tema che so essere molto attenzionato da genitori, famiglie e ragazzi, al momento non vi è alcuna notizia precisa, perché occorrerà verificare l'evolversi del contagio. Tuttavia, l'orientamento è quello di adottare ordinanze che siano uniformi su tutto il territorio nazionale. E questo anche in esito ai colloqui che ci sono stati questa mattina tra il Presidente Toti, il Ministro Speranza e il responsabile della Protezione Civile Borelli. Infine è stato annunciato che eventuali ordinanze molto restrittive e stringenti saranno adottate esclusivamente in quei casi in cui il focolaio di contagio sia assolutamente conclamato. Occorre gestire questa situazione con grande equilibrio, perché i danni che questa vicenda sta recando al tessuto economico della nostra regione sono rilevanti e ogni giorno che passa aumentano. Quindi sangue freddo, calma e soprattutto equilibrio, lo ribadisco. Lasciamo l'argomento coronavirus. A Sesto Levante una donna di 83 anni è morta cadendo dalle scale della sua abitazione nella frazione di Riva Trigoso in via Brin. È stato un parente a ritrovare il corpo senza vita della donna. L'anziana si chiamava Silveria Perrino, era molto conosciuta nel paese per aver a lungo gestito un negozio di generi alimentari in via Balbi. Il decesso probabilmente risale alla giornata dell'altro ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto Levante e il 118. Restiamo a Sesto per parlare del depuratore. L'iter prosegue, entro alla fine dell'estate il progetto definitivo sarà approvato. Alla fine dello scorso anno il Consiglio di Stato aveva bocciato il ricorso contrario alla costruzione nell'area di Santa Margherita di Fossa Lupara, ma Sesto Levante l'iter per la realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale prosegue. Ireti sta ultimando il progetto relativo al piano di bonifica che verrà presentato entro la fine di marzo. Dopo una serie di passaggi amministrativi, il piano di bonifica dovrebbe essere approvato a metà maggio. A seguire, il progetto definitivo passerà al vaglio della conferenza dei servizi per l'approvazione finale. L'iter di approvazione si concluderà entro la fine dell'estate e a quel punto potrà essere pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera. I lavori dovrebbero durare circa 3 anni. E lasciamo Santa Margherita di Fossa Lupara, comunemente chiamata Sesto anche Ramaia, per andare a Chiavari, perché come abbiamo detto ieri l'area ex Italgas di via Trieste sarà destinata a parcheggi e verde pubblico. L'amministrazione comunale sta trattando con la proprietà per arrivare all'acquisizione dell'area. Soddisfazione viene espressa dal comitato contro la cementificazione dell'area ex Italgas, che ringrazia il sindaco Marco Di Capua per la collaborazione e i consiglieri comunali di minoranza per il sostegno e conferma di aver chiesto in tutte le sedi verde pubblico e parcheggi per l'area. E il consigliere comunale ormai di minoranza Giovanni Giardini sostiene invece di avere contribuito alla nuova prospettiva che si apre per l'area e che in futuro seguirà i contatti del sindaco con Italgas. Andiamo a Santa Margherita Ligure per parlare del ripascimento strutturale del retroporto. I lavori verranno eseguiti con materiale del canale scolmatore, un altro passo importante dunque per la difesa del porto e del litorale marino sammargheritese. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha dato parere favorevole al progetto definitivo per il ripascimento strutturale del retroporto nell'ambito della procedura di ripristino dei danni post mareggiata.
Si tratta di un'opera importante a protezione del litorale che da via Canevaro arriva fino a piazzale Cagni. L'intervento prevede la realizzazione di interventi a protezione della spiaggia utilizzando il materiale proveniente dai lavori del canale scolmatore in conformità al piano di riutilizzo approvato. Il progetto verrà ora inviato agli uffici regionali nell'ambito della conferenza dei servizi relativa al porto. Il porto è sempre una priorità nell'agenda della nostra amministrazione comunale, insieme al canale scolmatore, affermano il sindaco Paolo Donadoni e il vice sindaco Emanuele Cozio. Quello di oggi è un passaggio importante per la protezione del retroporto, dell'abitato e delle spiagge, ed inoltre è complementare col progetto del canale scolmatore in modo da coordinare questi due interventi. Ringraziamo tutti per l'impegno profuso e per lo spirito di collaborazione che anima l'opera di ricostruzione e potenziamento del nostro porto. Torniamo a Chiavari, c'è stato un nuovo sgombero. La Polizia Municipale, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Polfer, ha fatto rimuovere una decina di strutture di fortuna e tende che si trovavano nell'area sopra la galleria ferroviaria, compresa tra Corso Buenos Aires e Via Preli. Nell'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco di Chiavari Marco Di Capua si legge che l'area era frequentata da un numero cospicuo di persone che vivono, si legge, nel più totale degrado e che costituiscono, ancora qui si legge, un potenziale pericolo per la sicurezza urbana. Mentre è in programma una nuova rotatoria tra San Salvatore di Cogorno e Caperana Chiavari. Sarà realizzata una nuova rotatoria lungo la provinciale 33. Sarà tra via 4 Novembre e via Matteotti nei pressi del ponte che collega San Salvatore di Cogorno con Caperana a Chiavari. I lavori preparatori inizieranno ai primi di marzo. Il primo intervento costerà alle casse comunali del comune di Cogorno 100.000 euro. I lavori preparatori dureranno 30 giorni. Intanto, sempre sulla provinciale 33, si sono da poco conclusi i lavori di asfaltatura che hanno interessato Corso Risorgimento, via 4 Novembre e via 25 Aprile. Nell'ultimo tratto di quest'ultima strada è stata anche rifatta la segnaletica orizzontale. L'intervento è stato a carico della città metropolitana di Genova. E per concludere, ancora una notizia di cronaca da Sesto Levante. I carabinieri della compagnia cittadina hanno denunciato un 76enne napoletano con l'accusa di truffa. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe incassato 700 euro da un 33enne di nazionalità romena, residente a Sestri, per una polizza auto stipulata tramite un intermediario assicurativo. La polizza si è però rivelata totalmente inesistente. Questa mattina ho riunito per la terza volta la task force presso il comune di Chiavari, presieduta da me. Abbiamo preso due decisioni importanti. Una è quella di convocare la conferenza dei sindaci dell'ASL 4 da me presieduta per venerdì 28 febbraio alle 11:30, questo per dare delle linee guida, che un'informativa soprattutto da parte del direttore generale dell'ASL 4 in merito alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il cosiddetto coronavirus. Sarà presente anche il vice direttore di Federsanità, dottor Luca Petraglia. Il secondo provvedimento che abbiamo deciso di attuare questa mattina riguarda il mercato settimanale del venerdì, valutato che comporta un notevole afflusso di persone sia dai comuni limitrofi e dalle vallate, e valutato anche che diversi operatori esercenti del mercato provengono da altre regioni, vista e considerata anche l'ubicazione del nostro mercato settimanale nel centro storico e comporta in alcuni punti, soprattutto via Rivarola, situazioni di particolare affollamento. Abbiamo deciso quindi di sospendere il mercato settimanale per questo venerdì, ma nell'ordinanza è proprio specificato che verrà concesso un recupero della giornata persa con un'edizione straordinaria del mercato settimanale con una data da concordare con i rappresentanti degli operatori.
Un altro passo importante per la difesa del nostro porto e del litorale marino: l'amministrazione ha approvato il progetto definitivo per il ripascimento strutturale del retroporto nell'ambito della procedura di ripristino dei danni post mareggiata. Si tratta di una massicciata a protezione della spiaggia tra via Canevaro e piazza Le Cagni. Il progetto verrà ora inviato agli uffici regionali nell'ambito della conferenza dei servizi relativa al porto. A seguito del provvedimento emanato da Regione Liguria per far fronte a una situazione eccezionale di carattere igienico-sanitario, Santa Margherita Ligure ha attivato una unità operativa per coordinare le attività comunali. Devo dire che affrontiamo il tema con assoluta serenità, nella piena consapevolezza che ad oggi in tutto il Golfo Tiguglio non c'è nessuno che stia male. Quindi credo che possiamo dire con chiarezza che tutte le attività che stiamo svolgendo le svolgiamo esclusivamente in via anticipatoria, cautelativa e precauzionale. Eppur tuttavia riteniamo che sia importante per i nostri cittadini e anche per la vocazione turistica della città chiarire che Santa Margherita vuole essere pronta ad affrontare un rischio che si è già concretizzato in altre regioni italiane e che potrebbe ragionevolmente verificarsi anche in luoghi turistici come il nostro. Stiamo ragionando in confronto con gli altri sindaci del Tiguglio per cercare di tenere una disciplina che sia il più possibile coerente sul litorale marino del nostro golfo. Abbiamo pensato a un provvedimento di carattere generale che ha una sua funzionalità igienico-sanitaria a prescindere dal problema specifico, ma che è anche utile in rapporto al problema specifico, che è quello di prevedere una sanificazione straordinaria sia degli edifici pubblici sia delle aree pubbliche esterne, quindi vie e piazze, con dei prodotti specifici che siano idonei a questa esigenza. Confidiamo che si possa tutti insieme evitare il diffondersi di timori infondati e affrontare invece la situazione con buon senso e ragionevolezza, che sono quelli che ci potranno portare il miglior risultato, sapendo che stiamo parlando di un problema che in questo momento non c'è, ma che in via anticipatoria e precauzionale stiamo cercando di prepararci ad affrontare nel migliore dei modi e possibilmente di evitare. Nuove telecamere sono state installate tra via Cervetti Vignolo e Corso Rainusso. Nell'ultimo mese sono stati aggiunti 29 corpi ottici e tutti collegati in fibra ottica anche sulla nuova tratta che arriva fino al campo sportivo. Sono stati presentati a Villa Durazzo due nuovi corsi professionali in ambito turistico finanziati da Regione Liguria all'Accademia del Turismo di Lavagna. Si tratta di accompagnatori di turismo marino e accompagnatori di turisti con esigenze speciali. I corsi inizieranno a marzo all'Accademia del Turismo di Lavagna. In conseguenza dell'ordinanza regionale che stabilisce la sospensione delle manifestazioni pubbliche, sono rinviate le seguenti manifestazioni: Santa Champions, premiazione degli atleti meritevoli, gli incontri con la Capitaneria di Porto per aggiornare gli uomini di mare, la pentolaccia a Sant'Erasmo per il Carnevale dei Bambini, le conferenze e gli incontri a spazio aperto e alla Casa del Mare in programma sabato pomeriggio, la musica dal vivo al Circolo Arci Orchidea, la visita guidata alla Cervara in programma domenica pomeriggio a cura del FAI, gli eventi Romantic Time in programma domenica pomeriggio a Villa Durazzo. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone. Coronavirus. Ecco 10 regole da seguire. Lavati spesso le mani. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Usa le mascherine solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. I prodotti made in Cina e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. www.salute.gov.it. Thank you.
domani giovedì 27 febbraio. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità. In serata deboli piogge. Venti inizialmente moderati occidentali, in rapido calo fino a deboli meridionali in mattinata, in rinforzo tra moderati e forti da sud-ovest dal pomeriggio. Mare, al mattino tramosso e molto mosso, dal pomeriggio in rapido aumento fino a molto agitato. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste: sulla costa tra 6 e 13 gradi, nell'entroterra tra 3 e 11 gradi.